Filippo, intanto è iniziata bene l'avventura in questo challenge dell'Appennino, due partite, due vittorie, ora arriva la terza, sabato si gioca in casa a Montagnana. Sì, sabato giocheremo a casa alle 15:30 contro Campagnano Roma, una formazione giovane e fresca che negli ultimi anni ha sempre cercato di fare il passaggio di categoria e anche quest'anno si sta organizzando per cercare di presentarsi a quello che sarà poi il campionato nel migliore dei modi. E non avete punti di riferimento? No, non ci sono punti di riferimento con la squadra avversaria, però ci sono molti punti di riferimento con la nostra. Noi in questo momento siamo un laboratorio che stiamo cercando di migliorarsi partita dopo partita e quindi inserire dei cambiamenti. I cambiamenti sono sempre delicati perché non sempre danno i risultati voluti. Che cosa ti hanno detto queste prime due partite? Mi hanno detto che la squadra si sente sicura, sta crescendo, ci sono l'innesto di giovani che stanno dando un loro contributo e i vecchi, i senatori, diciamo come Capitan Mascia, che danno sempre il loro apporto. Questo è un momento molto importante perché stiamo cercando di creare una squadra che pensa al futuro. Detto c'è ancora tanto da migliorare, allora che cosa hai preparato per sabato? Su cosa hai puntato in questa settimana di allenamenti? Questa settimana di allenamento noi stiamo pensando di sviluppare nel migliore dei modi una forma di pressing, una forma di attacco per cercare di giocare la partita nel viso più aperto possibile, sperando di ottenere i risultati che stiamo cercando.